Buonasera cari amici di Toscana Sprint, ci troviamo presso il Palazzo Comunale qui a Quarrata per la presentazione del prossimo campionato regionale allievi che si svolgerà domenica 2 luglio, quindi questa settimana, alla fine di questa settimana vedremo il nuovo campione regionale, un percorso che sicuramente è organizzato dalla OSCIP, ha cercato ovviamente di fare un percorso molto simile a quello che porterà poi ai campionati italiani la settimana dopo, quindi vedremo quello che succederà. Andiamo nel dettaglio perché sarà un giro iniziale di 8,9 km per poi andare per 6 volte a fare delle diverse salite con un percorso di 12,1 km e poi il tratto finale di 2 km, un totale di, per quello che riguarda il chilometraggio, di 83,5 km, quindi un percorso che supera ampiamente gli 80 km. Vedremo poi chi sarà a conquistare quella maglia bianca per il prossimo campione regionale toscano. L'OSCIP, che dagli anni 80 organizza eventi ciclistici, ha scommesso dopo il 2016 di nuovo un'altra volta sul campionato regionale toscano, quindi appuntamento per chi volesse vedere il prossimo campione regionale a domenica 2 luglio con la partenza fissata alle ore 15:30 proprio da Quarrata. Noi siamo andati a sentire alcuni protagonisti e alcuni organizzatori di questa manifestazione, di questa presentazione, quindi andiamo a sentire anche le loro voci. Siamo con il governatore della Misericordia qui nel Palazzo Comunale di Quarrata, Damiano Guerrini. Insomma, anche voi sarete vicini a questo campionato toscano che organizza l'OSCIP e non siete voluti, ovviamente sarete presenti anche con i vostri mezzi. Sì, allora siamo presenti con i nostri mezzi, siamo presenti nell'organizzazione anche perché, come diceva prima Becherucci, faremo da mangiare e offriremo da mangiare a tutti i partecipanti, saremo presenti appunto sia con i mezzi sanitari sia con i volontari che faranno una parte anche della parte logistica per quanto riguarda il fermo degli incroci e comunque tutto quello che c'è da fare per poter organizzare la gara, ecco. Siamo orgogliosi di aver potuto partecipare perché la Misericordia, come dicevo prima, è legata al mondo dello sport. Volontariato e sport sono due cose che vanno a braccetto per i giovani perché riescano a creare una via alternativa allo stare in giro per la strada. E quindi siamo appunto molto orgogliosi di questa cosa. Ringraziamo davvero tutti, ringraziamo il CONI, ringraziamo OSCIP, ringraziamo il Comune di Quarrata e tutte le altre associazioni che ne hanno fatto parte e che permetteranno di realizzare questa bella gara. Siamo con Francesco Convale della Misericordia qui di Quarrata, chiaramente un evento così, il campionato regionale toscano sport giovanile a Quarrata, anche voi ovviamente siete stati subito messi insieme con Becherucci. Ma dunque, noi quando si tratta di ciclismo siamo sempre disponibili, fra l'altro io faccio parte anche dell'OSCIP e quindi ci impegneremo al massimo con le nostre macchine, con i nostri medici, finché tutto proceda bene. E mi auguro che ci sia molta gente perché l'avvenimento è molto importante, per cui ecco, si spera che ci sia molto pubblico. Siamo con Jolf Galligani della Galligani Piante, da tantissimi anni ormai vicina al ciclismo, appena Becherucci ovviamente si è presentato con questo progetto del campionato toscano, siete stati vicini anche questa volta. Che dobbiamo fare? Il ciclismo è la nostra passione, quello che è possibile fare nei nostri limiti lo facciamo sempre tanto tanto volentieri. Grazie principalmente ai miei figli Massimo e Giacomo, che loro per il ciclismo perdono anche un po' di tempo. Il tempo a disposizione è quello che è, però lo trovano per il ciclismo. Che dire, ci hanno coinvolto ora anche in questa piccola avventura qui del comune di Quarrata. Tra l'altro per noi Quarrata sono le origini, sicché volentieri partecipiamo. Niente, non ho nulla da aggiungere. Ringrazio voi tutti, sia l'amministrazione, sia voi dei servizi. Un grazie grande grande a tutti. Speriamo che tutto vada bene. Siamo qui. Siamo con Romano Giannoni, qui ovviamente sarai sponsor di questa manifestazione, però il legame col ciclismo non è da ora che viene, ma da tanti anni, no? Da 50 anni. Da 50 anni che cominciai a fare giudice di gara, dopo sono stato dirigente al comitato,
poi si è fatto l'Ocipe nel 1980, si è fatto l'Ocipe. Ora io ho 3 anni che sono fuori ruolo, perché ho qualche anno, quindi, però come posso vengo sempre presente. Ecco, sarai ovviamente qui come sponsor, hai voluto anche te essere vicino a questa manifestazione? Sì, io come sponsor più che altro sono le mie figliole, diciamo che gli hanno dato una mano a Alessandro per fare una manifestazione, siccome ci vuole tanta roba, e allora le mie figliole hanno dato una mano e quindi si è fatto volentieri, ecco, oltre a tutto che c'è l'amicizia con Alessandro anche per il ciclismo. Siamo con Brunello Fanini, tu da tanti anni nel ciclismo, sappiamo il connubio che ti lega ad Alessandro Beccherucci e anche questa volta sei voluto stargli vicino per questa manifestazione che è il campionato toscano regionale allievi. Beccherucci è un grande personaggio e è cresciuto insieme a me. Dal 93 ad ora è 30 anni che siamo insieme. Si fece nel 1993 il mio primo Giro d'Italia, che poi è durato 94, 95, 96, poi morì Michela e ho dovuto abbandonare e creare questo Giro della Toscana. Quindi Beccherucci ha il posto giusto di comitato provinciale e quello che si mette in testa lo fa, molto bravo, vuole arrivare a termine in tutte le cose, anche questa gara qui. Sì, gli ho dato una piccola mano come la do un po' a tutti ora. Comunque Beccherucci è una grande persona e sicuramente domenica sarà una bella gara, sarò presente anch'io che porterò un presidente e un altro dirigente con mio fratello con la macchina delle corse, quindi auguro un buon successo come sempre, ringrazio il sindaco e l'assessore qui di Quarata perché anche a me mi danno un discreto contributo per quanto riguarda la seconda tappa Quarata Serravalle, si arriva proprio in cima là fra le torri, bello, sarà una bellissima tappa, quindi sarà il venerdì 25 agosto, invece l'11 agosto ci sarà la presentazione a Monte Catini, quindi vi aspetto tutti numerosi come sempre, quindi ciao, è un firme. Enrico Bartoli, che tu sarai uno dei due direttori di corsa al seguito di questo campionato toscano allievi, un percorso sicuramente studiato su quello che sarà poi il campionato italiano che dovranno affrontare i ragazzi toscani. Allora, sicuramente sì. Innanzitutto consentitemi di esternare questa mia considerazione personale nel ringraziare Alessandro Beccherucci che mi ha permesso di rientrare nel mondo del ciclismo a vivere in prima persona proprio le manifestazioni, una gara ciclistica, e quindi volevo proprio sottolineare questo ringraziamento. Venendo a noi sul percorso, è un percorso a mio modesto parere molto tecnico perché ha quelle dopo il primo diciamo giro pianeggiante andiamo a affrontare per 6 volte un percorso di 12 chilometri con 2 salite diciamo che sono corte ma molto impegnative, per cui sicuramente si vedranno proprio il tecnicismo degli atleti che dovranno mettere in campo in entrambe diciamo così, le salite. Niente, quindi ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto e auguro una buona gara a tutti. Siamo con il vice sindaco Patrizio Mearelli del comune di Quarrata, insomma Quarrata si sa, il ciclismo vanno sempre di pari passo, questa volta si svolgerà il campionato toscano e Alessandro Beccherucci vi ha portato questo progetto e voi avete sicuramente cercato di stargli vicino. Sì, è un progetto a cui lui ci teneva tanto, noi volevamo comunque dare un segnale dal punto di vista dell'amministrazione per cercare di far ripartire tutte le competizioni. Difatti quest'anno qui ora noi ospitiamo bene o male queste 3 o 4 competizioni che dovrebbero stimolare e rinfrescare, rinverdire tutta la partecipazione degli amatori che c'è su questa piazza. Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscano, allora ormai siamo vicini, no? Oggi si è tenuta qui a Quarrata la presentazione del campionato regionale, un percorso sicuramente studiato per preparare al meglio quelli che saranno poi i campionati italiani e l'OCIP ha cercato di farlo e di portare avanti anche il ciclismo.
Sì, è stato fatto un po' uno studio per vedere di fare un percorso abbastanza impegnativo, perché la settimana successiva poi ci sono i campionati italiani. Siamo contenti perché questa è una zona dove si mangia pane e ciclismo e dove è giusto anche fare una prova di una categoria che è diventata sempre più importante, sempre più impegnativa. Credo che, diciamo, negli ultimi anni non abbiamo grandi soddisfazioni, non abbiamo avute, però io sono molto fiducioso che quest'anno abbiamo un gruppo di atleti, allievi, che ci possono far ben sperare, e già domenica vedremo i presupposti quali siano. Credo che sia abbastanza impegnativo, però sai, negli allievi a volte non si sa, perché dipende anche come la interpretano i corridori. Ringrazio tutti, perché il Comune si è dimostrato molto disponibile, l'OSCIP nella figura di Becherucci e di tutto il Comitato Provinciale anche. Ringrazio la Misericordia perché fanno un'opera stupenda a 360 gradi, e anche in questo caso si sono impegnati molto anche nella parte logistica e del pranzo. Spero che ci sia tanta gente, perché abbiamo bisogno di correre all'interno dei paesi e che ci sia tanta gente a vederci. Sono convinto che domenica ci saranno. Siamo con Alessandro Becherucci qui presso il Palazzo Comunale a Quarrata per la presentazione del campionato regionale toscano categoria lieve che si terrà domenica. Insomma, Alessandro, questa gara che l'OSCIP organizzerà, ormai da tanti anni organizza gare, questo è anche sicuramente un lustro per voi. Sì, sì, sicuramente un lustro, ma più che altro è stato una soddisfazione molto forte stamani, che ho visto qui presenti il presidente del CONI regionale, che è difficilissimo farlo muovere, il presidente del CONI e il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Comitato Regionale Metti, un monte d'amici, voi, grazie, e sono stato molto soddisfatto, perché è la seconda volta che l'OSCIP fa questa scommessa. La prima la facemmo nel 2016 col campionato regionale esordienti, fra l'altro quello che riprende è quello che fece anche quella manifestazione lì come riprese. Sono molto contento perché ho un bel gruppo come OSCIP, ho un bel gruppo come Comitato Provinciale, ho un bel gruppo come motociclisti pistoiesi, sono proprio contento, soddisfatto. Speriamo solo che tutto vada bene, questa è la cosa che mi interessa maggiormente. Il resto va benissimo così. Una bella presentazione, tanta gente, sono molto contento e soddisfatto, anche se ho fatto un ruzzolone, ma ogni tanto mi succede, perché branati come me su certe cose non ce n'è. Grazie tantissime anche a voi per la presenza e per la disponibilità. Caldo, quindi vi ringrazio davvero moltissimo, e mi raccomando, chi mi sente, il 2 luglio parte alle 15.30 e alle 18 arriviamo. Mi piacerebbe vedere tanta gente a salutare questo campione toscano nuovo, che fortunatamente andrà anche al campionato italiano nella settimana successiva. Grazie a tutti e a molto presto.